Il rapporto speciale tra Vilma Goic e Daniele Dal Moro è stato messo al centro dei racconti delle ultime dinamiche del GF VIP, mettendo in imbarazzo l'ex tronista, mentre la cantante con convinzione ribadisce di provare un sentimento sincero ed inaspettato per il Veneto, che è alla sua terza esperienza nella casa di Cinecittà. La Goic ha chiaramente detto di non volersi precludere niente facendo leva su quello che prova per il GFino. Può fare quello che vuole e deve fare quello che vuole. Io lo so, io lo so. Lui può fare quello che vuole. Io so che amore. Non è facile, tutti e due siamo consapevoli, perché non è che lui no e io sì o lui sì e io no, siamo talmente uguali. Può succedere qualsiasi cosa intorno a me, queste le confidenze fatte dalla cantante a Sara Altobello e da Patrizia Rossetti. Dopo averla ascoltata, la pugliese le ha consigliato di non trattenersi, invece la conduttrice toscana è stata ancora una volta cauta con la sua compagna di avventura, sostenendo che il suo affetto, se vero di certo, avrà modo di durare anche fuori dalla casa. Vilma Goic senza freni sui sentimenti che prova per Daniele Dal Moro. Ancora una volta Vilma Goic non ha avuto timore a ribadire quello che prova per il GFino, malgrado critiche e polemiche che le sue dichiarazioni potrebbero comportare vista la grossa differenza d'età con l'ex tronista, il quale ha più di 40 anni meno di lei. Venendo qui tutto potevo immaginare fuorché questo. Sì, tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene. Però c'è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose. Fuori in 20 anni non ho mai trovato una cosa così. Sono una donna matura e so che tutto può succedere, questo quanto confessato dalla cantante sul sentimento per il vippone. Leggi anche. Paola Barale, la clamorosa dichiarazione che nessuno si aspettava, mi davano un milione a sera per fare la. Sempre a proposito di quello che prova per Daniele Dal Moro, la cantante dopo il bacio scattato in confessionale, per scherzo, ha ammesso. Quando siamo andati lì dentro. Colpiti. Io però devo mettere le barriere per non farmi male, devo farlo. Sono pronta a qualsiasi cosa, non mi limito. Diciamo che nel mio muro metto un cancelletto per entrare. Non ci resterò male se non accadrà nulla, se poi arriva qualcosa benissimo. Ieri ho lanciato una bombetta, gli ho detto, ma tu mi ami? Ha fatto il gesto come per dire, sopra ogni cosa. Magari mi ama come persona, perché lo comprendo. Comunque mi piace tanto come persona, lui mi ha risvegliata. Leggi anche, Regina Elisabetta, l'amico del principe Filippo rivela sulla sovrana, non è morta di vecchiaia ma di